tutti questi puntini verdi, per i conto 1, 2, 3, 4, 5, credo siano finiti, sono i pozzi di estrazione del petrolio alto. Quindi abbiamo la produzione di questa sostanza, che è la costruzione di un asse viario che partirebbe da Via Masullo, intercetterebbe Via Grotta del Sole, taglierebbe all'interno di alcuni fondi e arriverebbe direttamente nella Calabria. È una strada a doppia corsia di larghezza superiore a 8 metri ed è un'opera che necessiterà senz'altro di una cementificazione di massa. Quindi tenete in considerazione che qui oggi ci sono abitazioni, ci sono giardini, ci sono alberi, c'è vegetazione, spontanea, meno spontanea, ma sicuramente un posto naturale, lo vedete, non c'è un agglomerato urbano. Buonasera a tutti, siamo con Luigi Rossi, presidente del Comitato Cassagnaro. Ci sono alcune novità relativamente alla costruzione di questa discarica del Cassagnaro, quali sono le nuove? La novità più importante è che abbiamo avuto accesso al progetto definitivo che abbiamo illustrato in questo momento. Dallo stesso si evince l'enorme criminalità del piano di Verdetta alla Sappana, la distruzione ambientale che ci sarà e soprattutto la distruzione del territorio. Nonostante questo progetto abbia dei punti critici veramente forti, veramente incomprensibili, è quello che è stato approvato ed è quello sul quale si lavorerà per la discarica. Nel frattempo sono state proposte delle soluzioni alternative, sono state richieste e messe in campo come la piattaforma di separazione del multimateriale, ma questa è una procedura che stanno seguendo i comuni flegrei direttamente con la provincia di Napoli. Dalle informazioni in nostro possesso la procedura è stata avviata, ma non ci è ancora dato di sapere quando sarà ultimata. Ecco, proprio in relazione a questa piattaforma di separazione dei multimateriali, ci può illustrare un po' di che cosa si tratta? Si tratta di un sito di lavorazione dei materiali della raccolta differenziata. Il sito dovrebbe essere ospitato a Via Masullo a Quarto ed è un impianto sia meccanico sia manuale dove gli elementi indifferenziati verrebbero selezionati e poi destinati al riciclo. È una operazione che dovrebbe essere a impatto zero. Il Comitato non ha le competenze idonee istituzionali per potersi fare portavoce di questo tipo di progetto. Noi vigileremo affinché tutto ciò non sia controproducente per la salute pubblica, ma in questo momento non disponiamo di informazioni adeguate, anzi approfitto dell'occasione che mi è stata concessa per richiedere alle istituzioni di fare più chiarezza su questo punto. Quindi si sa se è stato già individuato il sito per questa separazione, questa piattaforma? Dalle informazioni in mio possesso il Comune di Quarto avrebbe messo a disposizione un sito in via Masullo. Gli altri comuni flegrei pare che invece siano ancora in una fase di transizione e spero insomma che questa fase passi rapidamente e si avvii verso una soluzione condivisa dall'intero ambito domizio flegreo. Quindi in effetti la piattaforma servirebbe soltanto la zona di Quarto o anche tutto il comprensorio dei Campi Flegrei? La piattaforma dovrebbe essere utilizzata da un numero indefinito di comuni, un impianto notevole che più lavora, più produce, più separa e più fa guadagnare in termini anche ecologici, non solo di profitto. Partirebbe ovviamente il Comune di Quarto con i comuni flegrei, ma si allargherebbe all'intero ambito, quindi coinvolgendo tutti i comuni nell'elenco della zona domizio flegrea e sicuramente anche comuni esterni all'ambito. Quindi in effetti poi alla fine, oltre che un vantaggio ecologico, ci sarebbe anche un vantaggio dal punto di vista lavorativo, visto che sappiamo che queste sono zone che purtroppo mancano di lavoro e di possibilità di lavorare. Queste sono le premesse, queste sono le aspettative. È importante in questo momento concentrare l'attenzione dell'opinione pubblica, dei singoli cittadini e delle associazioni territorio in un momento di analisi su questo tipo di progetto, perché per quello che ci concerne è percorribile laddove abbiamo delle garanzie di impatto ambientale zero, di salvaguardia della salute pubblica e perché no di incremento della forza lavoro.
Siamo davanti all'aula consiliare del comune di Quarto, qui ci sono alcuni rappresentanti del comitato per il Castagnaro. Volevamo avere delle novità relativamente a quello che si sta svolgendo fuori al Castagnaro, i turni che si fanno e qual è l'organizzazione. Allora, contrariamente a quello che molti pensano, il comitato continua a essere attivo in quanto il pericolo non è scampato, anzi ci sentiamo ancora più minacciati dopo che il lunedì prima di Pasqua la nostra zona è stata sorvolata da un elicottero militare che ha inquietato i cuori di tutti quanti. Questo elicottero era molto basso e per 10 minuti volava sempre più basso sulla zona del Castagnaro e sulla zona dei due presidi, quella di Via Campania Pane e quello di Grotta del Sole. Le notti e i giorni vengono completamente, il comitato è attivo e il presidio è aperto, c'è una forte turnazione di persone, sicuramente sono la maggior parte residenti del Castagnaro, ci sono purtroppo poche persone fuori dal comprensorio del Castagnaro che ci vengono ad aiutare. Certo non è facile fare le notti, non è facile fare i giorni, ma l'abbiamo fatti a febbraio, a marzo, magari la primavera ci viene incontro e ci aiuta anche in questo senso. Invitiamo comunque tutta la cittadinanza attiva a fermarsi un attimino al comitato, giù al presidio, anche per un caffè, per un'informazione, non a chiederci l'informazione soltanto al momento del volantinaggio. L'informazione è sempre aperta perché il presidio è attivo. Purtroppo non ci sono delle notizie che ci fanno sperare bene, ma la gente magari sente questo silenzio e crede che il problema è risolto. Il problema non è risolto, il problema è attivo. La cava del Castagnaro non è stata ancora stralciata dal progetto criminale di Vardì. Abbiamo anche avuto delle informazioni relativamente a delle novità, si parla di una piattaforma che potrebbe essere un'alternativa alla discarica, quindi una piattaforma dove si possa fare separazione di multimateriale. Veramente l'informazione ci è arrivata ma è molto poca, sembra che è un progetto che vada molto lentamente, magari questo dovremmo chiederle all'autorità, al comune che dovrebbe in primis occuparsi di questo progetto, perché il progetto è stato chiesto al comune e quindi è la persona del sindaco che potrebbe darci queste informazioni. Il comitato sa quello che riesce a trapelare, per il momento è quello che sappiamo che la settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato un altro articolo nel quale il commissario Vardì proclamava la sua intenzione, anzi chiedeva al prefetto che gli fossero date le forze armate per entrare nel Castagnaro e prendere possesso della cava. Quindi quello che chiede la cittadinanza di Quarto non è soltanto avere delle informazioni dal comune di Quarto, ma anche la partecipazione attiva da parte anche di altre persone, perché la cosa naturalmente non riguarda solo il Castagnaro, ma riguarda tutta la popolazione di Quarto e anche i comuni limitrofi. Il problema è un problema flegreo, domizio flegreo, quindi sono comunque interessati i 4 comuni, Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto. Noi del Castagnaro siamo probabilmente, tutti sanno, che facciamo capo al comune di Pozzuoli, ma noi ci sentiamo quartesi e il problema è quartese, perché purtroppo tutto quello che può succedere con l'apertura della cava del Castagnaro, con la discarica, ne risentirà Quarto, e questo è per questo che dal primo momento noi del Castagnaro abbiamo rifatto riferimento alla cittadinanza quartese, perché purtroppo Pozzuoli è ben lontana da questo tipo di problema. Però da quello che ci risulta il territorio del Castagnaro, anche se sembra fare parte di Quarto perché oltre la montagna spaccata, effettivamente non solo da un punto di vista geografico ma anche istituzionale fa parte di Pozzuoli. Che tipo di collaborazione c'è con la cittadinanza di Pozzuoli? Perché sembra quasi che la cosa sia stata scaricata solo su di voi. In effetti noi comitato abbiamo fatto delle iniziative a Pozzuoli.